Monsignor Giuseppe Zenti, vescovo della diocesi di Verona, o come dice lui, vescovo di San Zeno, la diocesi di San Zeno, perché abbraccia anche questa sponda brisciana del lago di Garda. Oggi ha fatto visita in occasione della giornata del malato, anche se qualche giorno in ritardo, a Desenzano. Ormai è diventato un suo posto fisso a Desenzano. Viene a fare il primo giorno dell'anno, viene in questi momenti, è attaccato a questa sponda. È la sponda bresciana della diocesi di San Zeno. È una parte dunque anche lontana dal centro di Verona, però non posso non averla a cuore, anche per le problematiche che in queste terre ci sono. Pensiamo al turismo, soprattutto, che si è sviluppato in questi ultimi decenni, che porta ricchezza, porta anche problematiche di carattere sociale e culturale. E la Chiesa qui vuole essere un faro, un punto di riferimento consistente, significativo per tutte queste problematiche. Signore, lei oggi visiterà anche qualche reparto, incontrerà dei ammalati, cosa dirà a queste persone? No, non so che cosa dirò, dipenderà da quegli incontri che avrò. Sta di fatto che ognuno di noi deve prendere consapevolezza anche dei propri limiti, delle proprie fragilità. Siamo esposti alla fragilità. L'uomo è vulnerabile da tanti punti di vista, fisico e anche psichico e spirituale. E dunque l'uomo è soggetto alla malattia. Credo che anche la Chiesa in questo momento sia un po' ammalata. Il Papa ha annunciato le sue dimissioni. Ecco, la Chiesa come ha recepito, come ha preso questa decisione? Ve l'aspettavate? Nessuno credo se l'aspettava, neanche tra i cardinali. Però il gesto è stato di quelli storici, perché qui si dà una svolta. Chiunque sia adesso eletto Papa non potrà non porsi la domanda se eventualmente la mia salute verrà a meno, se non ce la farò più, se non sarò più all'altezza. Ho già un precedente, quindi aver creato un precedente vuol dire aver aperto una strada molto interessante. Con questo gesto io credo che Papa Benedetto ha compiuto un atto di grande intelligenza, oltre che di coraggio. È stato talmente intelligente da aver intuito che questo è il momento nel quale lasciare ad altri il potere di guidare la Chiesa.